assaggiate in pezzetti un po' più piccoli, un po' più... Della golosità. Il grano saraceno non è un grano, cominciamo bene, sì, però l'hanno chiamato grano, perché si ricava una farina profumatissima, spettacolare, buonissima, ricca di minerali e di vitamine, con cui si fanno i pizzoccheri. Nel mio canale trovate la pasta frolla fatta col saraceno, oppure anche la polenta. I pizzoccheri sono molto facili e veloci da fare, io li faccio a mano, però se volete li vendono anche già pronti, sia secchi che freschi. 400 grammi di grano saraceno, di farina di grano saraceno, per 4 persone. La farina di grano saraceno è piuttosto debole, se la lasciate da sola sì, si può impastare, viene lo stesso, però è meglio aggiungerci 100 grammi di farina classica, farina di grano tenero. In questo caso uso una farina di grano 1 semi integrali. I celiaci possono usare per esempio la farina di riso, va benissimo, un po' più dolcina ma va bene. Aggiungo 300 grammi o ml di acqua tiepida, leggermente caldo, e mischio. Guardate che è una ricetta davvero facile facile e anche piuttosto veloce, davvero. Ripeto, perché non è stato attento, 400 grammi di farina di grano saraceno, 100 grammi di farina di grano tenero normale, quella che avete, e 300 grammi o ml di acqua tiepida, e mischiare. Lo lavorate un pochino in ciotola e poi sul tavolo. Le farine non sono mai, ma proprio mai, tutte uguali, mannaggia loro. E quindi magari può succedere che bisogna aggiungere un cucchiaio di farina in più o un goccio di acqua in più. Ma prima di fare aggiunte, mischiate bene. Quando nella ciotola non riuscite più a impastare, magari ne usate una più grande se volete, passiamo sul tavolo. In questo caso la consistenza è già giusta, vedete com'è liscio, come non si appiccica alle dita, è modellabile, guardate, ci possiamo fare anche come sembra il pongo, è perfetto così, quindi le dosi che vi ho dato vanno benissimo. I pizzoccheri sono un piatto tipico della Valtellina, però si fanno soprattutto in tutto il nord Italia, ma ormai anche in tutta Italia perché sono molto conosciuti e si possono fare tutto l'anno, ci sono delle variazioni nella ricetta che dopo vediamo. Non ho messo sale e olio nell'impasto perché il sale ce l'abbiamo già dopo nell'acqua di cottura e il condimento lo facciamo direttamente in padella, quindi è inutile metterlo due volte. Adesso bisogna schiacciarlo. Utilizziamo come farina da spolvero il grano saraceno e non la farina normale, perché è più asciutto, è tutto più facile. Si può lavorare subito, non deve lievitare, non c'è bisogno di aspettare niente, non deve maturare, non deve fare niente di niente, bisogna solo schiacciarlo subito e basta. Lo spessore deve essere sottile ma non troppo, circa un paio di millimetri, qualcuno lo fa anche più grosso, però 2 mm secondo me è la misura che va benissimo. Una bella spolverata di farina saracena e una bella spalmata, questa cosa è importante, con le mani. Tagliamo delle strisce larghe 7-8 cm, io tengo la misura del coltello, comunque a occhio è 7-8-9, il pizzocchero non è una scienza esatta. E ripeto, non fateli troppo sottili perché sennò dopo quando li cucinate vi viene fuori la polenta. Fate uno o due mucchi, uno sopra l'altro, e adesso li tagliamo con il coltello. Lavorate sempre belli infarinati, Con un coltellaccio tagliamo striscioline larghe circa un centimetro. Io ho lasciato dentro anche le frattaglie, qui i bordini, cioè non devo mica chiamare il geometra per fare i pizzoccheri, poi fate un po' come volete. Se volete potete farli un po' più piccoli, un po' più grossi, ecco, ma sempre senza esagerare. Metto i pizzoccheri in un piatto, in una teglia dove vi trovate comodi, sparpagliati il più possibile. Io li ho messi in un piatto un po' ammassati perché adesso li cucino subito, però se dovete farli magari per cuocerli dopo qualche ora, magari metteteli in una teglia un po' più larga in maniera che non si appiccicano. Gabriele, si possono congelare? No, è meglio che congelate tutta la ricetta finita, la mettete dentro nel freezer con tutta la pentola, poi dopo quando la tirate fuori scongelate e la mettete in forno per riscaldarla, viene buonissima. Gabriele, si possono seccare? È un casino seccarla in casa perché è una pasta spessa e umida, direi di no, meglio di no, è molto complicato. Quando si toccano certe ricette c'è sempre qualche ortodosso protettore della sacra ricetta originale che si tira fuori la genialata. Non si fanno così i pizzoccheri. Allora, i pizzoccheri, un po' come la bolognese, come la pizza, come tante altre cose, io lo faccio così, quello che mi abita di fronte lo fa in un altro modo, quindi ci sono tante varianti. Io vi faccio vedere, vi sto raccontando la ricetta più diffusa, quella con la verza, però qualcuno la fa con le bitterbette, con le coste, però
siccome è una ricetta a quattro stagioni, il buon senso dice che magari in inverno si usa la verza, in primavera si usa la bieterbetta ed estate si usano le coste, ecco, basta che non me la fate con la lattuga, ecco. Diciamo anche gli altri ingredienti. Non ho detto gli ingredienti, le dico adesso. Sì. Stai filmando? Vai. E per quattro persone, per quanto riguarda il condimento dei pizzoccheri, due patate abbastanza grosse, saranno circa 400-450 grammi, e altrettanto in verza, si vede la verza? Una bella verzotta, un cuore di verza, le forchiglie esterne le ho già tolte, anzi adesso ne tiro via ancora un paio, la parte più tenera della verza, con quella esterna ci fate gli involtini. Un po' di burro, due spicchi di aglio, un po' di formaggio. Dalla regia mi dicono devi dire bene gli ingredienti che non si è capito niente. Allora, 30 g di burro, due spicchi di aglio che vanno nella padella, poi ci servono due patate medio grosse, circa 400 g, una verza circa 400 grammi anche lei, questo è un po' di più, perciò un pezzettino lo lasciamo indietro, tolgo magari le foglie esterne perché ci faccio gli involtini, e poi ci servono circa 250 grammi di formaggio, o il bitto o il casera, io faccio un po' e un po', oppure altri formaggi adatti, però quelli diciamo più adatti sono il bitto e il casera, che sono i formaggi latte, molto, molto aromatici, buonissimi. Evviva! Pentola bella abbondante, acqua bella abbondante, sale giusto, non abbondante. Questo è l'unico sale che mettiamo in tutta la ricetta, perciò deve essere giusto, assaggiate l'acqua. Pulite e lavate le due famose patate e le tagliamo a cubetti. Tagliatele un po' come volete, a fettine, a cubetti, a striscette, non troppo grandi, non troppo piccole. Per prima si fa la patata perché è quella che ha il tempo di cottura più lungo, vedete, circa un centimetro per due, qualcosa del genere. Tempo di cottura delle patate 15-20 minuti, in questi 15-20 minuti dobbiamo cuocere anche la verza. Come dicevo, questa verza è un po' troppo grossa, è troppo pesante, sarà 700 grammi per fare 400 grammi di pizzoccheri, quindi tiro via un po' di foglie esterne, così non devo neanche lavarla, le foglie esterne le lavo dopo, e uso il cuore della verza che saranno circa 500 grammi, 450 grammi, e la tagliate a pezzettoni. Via il culo della verza, lo mettete nel minestrone, ripeto, io questa non la lavo perché ho tolto le foglie esterne, praticamente è un germoglio, non serve lavarlo, però se avete delle foglie più scure vanno lavate bene. La taglio per il lungo, ma lì dipende un po' dalla dimensione della verza, da che pezzo avete, e poi la taglio a pezzettoni abbastanza grossi, non fate la tritata, devono vedersi i pezzi di verza. Non la metto tutta, questa lo tengo da parte perché è davvero troppa. Le patate sono dentro da circa 6-7 minuti, quindi aggiungo anche la verza. Una pentola, una padella, un coccio, una ghisa, qualcosa che tenga bene il caldo, 30 g di burro, due spicchi di aglio schiacciati, così poi se volete li potete recuperare, della salvia, io ho quella fresca per fortuna, ma va bene anche quella secca. Qualcuno ci mette anche i cornetti tagliati a pezzettini, vedete voi, se è stagione che vi piace li mettete, altrimenti non le mettete. Sono tutte variazioni che arrivano da là, perché ognuno ci mette un po' quello che vuole. Adesso avete una scelta, questo dipende un po' dalla dimensione della pentola e della padella che avete o da quanti ne dovete fare. Potete portare a cottura le patate e la verza e metterle direttamente nella pentola, oppure se avete abbastanza spazio potete lasciare la verza e le patate un po' indietro di cottura di 2 minuti e finite di cuocere la verdura insieme ai pizzoccheri nella stessa pentola. Fate un po' come preferite. Quando vedete la verza trasparente, la patata che è quasi cotta, insomma che ci manca poco, aggiungo i pizzoccheri insieme alle verdure e finisco di cuocere tutte assieme, oppure, come vi ho detto prima, potete tirare via le verdure, cuocete i pizzoccheri e li aggiungete dopo alle verdure. Vedete la verzina? È bella chiara, trasparente, la patata, assaggiate un pezzettino che comunque è quasi cotta, gli manca davvero poco, mettendo dentro i pizzoccheri, questa è pasta fresca, cuoce davvero in pochi minuti, 2-3 minuti è cotta. Il burro deve andare a fuoco abbastanza lento, l'aglio deve rosolare appena appena e il colore del burro deve diventare al massimo color nocciola. Nel frattempo taglio il bitto, o il casera, o entrambi, a piccoli cubettini. Il burro è bello caldo, incomincia a prendere un colore paglierino, nocciola. I nostri pizzoccheri sono cotti in 3 minuti, davvero. Li tiro su, bisogna scolarli bene, altrimenti vi trovate l'acqua sotto. E li aggiungo al burro.
Ripeto, devono essere scolati bene. Ci metto un po' di pepe, anche questo è facoltativo, però moltissimi lo mettono. Ci metto la metà del formaggio, mischiare da sotto verso l'alto, ma non tanto, giusto un giro di cucchiaio, giusto per mischiare il formaggio. Volendo, se avete intenzione di ripassarli nel forno, potete fare gli strati, cioè fate un po' di verdure, poi più zoccheri, poi ancora le verdure, il formaggio tra uno strato e l'altro, e poi dopo li buttate in forno. Io preferisco far così, una piccola mischiatina veloce si fa prima perché a me piace semplificare. Sopra gli metto il formaggio che mi era rimasto, un pochino. Se volete metterci anche del formaggio grana, va benissimo, meglio il grana del parmigiano però, è anche più vicino. Un coperchio. Si scioglie il formaggio, 3 minuti, è pronto. Dopo circa 3 minuti, è bene aspettare sempre qualche minuto prima di servirlo, proprio per questo motivo. Il formaggio sarà sciolto, l'aglio se volete lo togliete, io lo lascio dentro perché mi piace. Guardate il fondo, guardate, bello asciutto, non deve esserci un centimetro di acqua, di brodaglia, e deve essere bello legato, cremoso, formaggioso, guardate che roba. Questa roba qui è la fine del... Ma che roba, è commovente. Guarda, Beatrice, guarda, filmami questa cosa che è come lo sbarco sulla luna. Guarda, Beatrice, il regno della morbidezza, della cremosità, è una cosa commovente, ma neanche... Ops! Se volete un po' di formaggio grana, come vi dicevo prima, lo buttate in forno 2 minuti con il grill, 3 minuti, e lo fate rosolare sopra, ma io preferisco di no, senza grana. Momento catartico, vai. Non posso assaggiare? Sì, assaggi. Stai filmando. C'ho la bavetta, tu assaggi, vai. Vieni qua, prendi la forchetta, vieni qua e assaggi. Signore e signori, questa roba è buonissima, la dovete fare assolutamente perché feste, mica feste, Natale, Pasqua, Ferragosto, questo va sempre bene, anche a Ferragosto, sotto il caldo, pizzoccheri, come se non ci fosse un domani.